Trovati amici a questo nuovo video di iTecnoForum. Oggi andremo a vedere come aggiornare il dispositivo via iTunes qualora abbiamo appunto un dispositivo con iOS 7 Beta o Golden Master installati sopra, oppure abbiamo un dispositivo jailbroken. Nel mio caso abbiamo appunto un dispositivo montante iOS 7 Beta 6 e adesso dobbiamo installare iOS 7.0 rilasciato da Apple ieri. Abbiamo aspettato questo tempo, abbiamo aspettato 24 ore perché i server non si sovraccaricassero più di tanto e ci permettono così di effettuare l'aggiornamento in me che non si dica. Quindi ci dirigiamo su iTunes, che deve essere aggiornata la versione 11.1. Io ho effettuato un backup sia su iCloud che sul mio computer, e per ripristinare l'iPhone bisognerà solamente cliccare Shift più ripristina iPhone, e ovviamente ci ricorderà che bisogna andare nelle impostazioni di iCloud. Quindi andiamo in impostazioni iCloud e dobbiamo disattivare trova il mio iPhone. Ovviamente ci dirà la password da inserire e noi la inseriremo. Disattiviamo. Benissimo, trovo il mio iPhone, è stato disattivato, clicchiamo OK, riproviamo con la procedura Shift più ripristina iPhone da iTunes e ci farà scegliere il file di aggiornamento qualora noi l'abbiamo scaricato. Io l'ho scaricato in desktop, andiamo ad aprirlo, iPhone 5.2 perché è un iPhone 5, 7.0, il codice è 11A465. Andiamo ad aprirlo, ripristina, aspettiamo che estrarrà il software di aggiornamento. Ovviamente queste sequenze saranno tagliate per velocizzare un po' il video, e ovviamente lo riprenderemo non appena avremo terminato. Il dispositivo si è riavviato, adesso si sta preparando per il ripristino, contatterà i server di Apple per i certificati e inizierà la procedura di installazione di iOS 7 sul nostro iPhone 5.
adesso iPhone si è riavviato, la procedura di completamento dell'installazione di iOS 7 è terminata. Adesso noi, almeno per quanto mi riguarda, andrò ad effettuare un ripristino ovviamente dal backup per non perdere tutti i miei dati. Per chi volesse individuarlo come nuovo dispositivo può farlo e ovviamente non deve ripristinare da alcun backup. Teniamo un caricamento ancora una volta. Questo dovrebbe essere l'ultimo caricamento ancora di iOS 7, la versione la 7.0. Cerchiamo di aumentare, vediamo se riesco. Mettevo a fuoco, esatto. Allora, dobbiamo inserire la lingua. Allora, mentre iTunes ci rileva come un iPhone non identificato, se avessimo questo errore, dobbiamo uscire da iTunes e staccare il nostro dispositivo, reinstallarlo e aprire nuovamente iTunes. Andiamo a inserire italiano, dunque. Impostiamo la lingua. Adesso ci ha riconosciuto l'iPhone. Adesso possiamo decidere se configurarlo attraverso la configurazione iniziale del telefono oppure attivarlo tramite iTunes, ovviamente una modalità diversa rispetto ad iOS 6, in cui dobbiamo inserire ID, Apple e password, poiché la modalità trova il mio iPhone che avevo già installato, mi richiede appunto che se per caso rubassero il dispositivo, devo inserire ID, Apple e password, come vediamo in questo preciso istante. Quindi adesso vado ad inserire i miei dati. Perfetto, l'attivazione è andata a buon fine e adesso, come vi dicevo, o andiamo a configurare dal dispositivo in automatico senza configurare il backup che avevamo prima, oppure andiamo a ripristinare dal backup. Noi scegliamo appunto di ripristinare dal backup per avere tutte le informazioni che avevamo prima sul dispositivo. Ovviamente adesso metterà del tempo supplementare per quanto riguarda il ripristino, quindi il passaggio di tutte le informazioni che avevamo sull'iPhone prima della formattazione. Finalmente sta anche per terminare il ripristino dal backup, circa ancora un minuto, dopodiché passerà all'installazione di tutte le applicazioni che avevamo sul nostro iPhone. Inizia il countdown, circa 10 secondi, circa 5. Adesso dovrebbe finire la fase del ripristino. Ok, adesso le impostazioni di iPhone sono state ripristinate. Non scolleghiamo, clicchiamo OK. Quindi adesso si riavvierà nuovamente l'iPhone con tutte le impostazioni, tutte le applicazioni, con tutti i dati, insomma, che avevamo su iOS 7, la beta da noi installata. Qualora avevate il 6.1.2 jailbreakato, avrete solamente le applicazioni
e ovviamente tutti i dati, senza ovviamente Cydia e i pacchetti che avevate installato. Computer che ha riconosciuto, sta finendo ancora una volta la barra di caricamento, spero sia veloce. Sta vibrando ancora una volta. Ok, l'iPhone è stato correttamente aggiornato alla versione 7.0 di Apple, tutti i nostri dati, come ad esempio le note, sono state importate e ovviamente adesso toccherà rimetterci tutte le applicazioni che avevamo e iniziare nuovamente a utilizzare il nostro iPhone. Che dire? Spero questo video possa esservi utile, come al solito commentate se qualcosa non vi è chiaro o domandatecelo tramite email all'indirizzo itecnoforum.weebly@gmail.com, visitate il nostro sito www.itecnoforum.weebly.com, iscrivetevi al canale e spargete voce, noi siamo sempre qui, ci risentiamo in un prossimo video di iTecnoForum. Ciao da Angelo Ruggeri!